Sapevo che la Madonna di Loreto avrebbe visitato tutti gli enti dell'aeronautica militare proprio per rafforzare quel senso di sacralità dell'anno giubilare. Ne fui così colpito che sentì l'obbligo durante il mio discorso di insediamento di invocare la sua protezione per me, per il mio personale e per tutte le loro famiglie. La Madonna di Loreto è la protettrice di tutti gli aviatori. La nostra dedizione è simboleggiata dalla presenza in tutti i nostri enti del simbolo della Madonna di Loreto. La patrona rappresenta, penso, i valori del personale in azzurro, la prontezza con cui la Madonna ha detto sì all'angelo, che è la prontezza del nostro personale, pronto a difendere i cieli della nostra patria e dell'alleanza. Ricordiamo la dedizione del personale nei confronti della collettività coi servizi sanitari d'urgenza. A volte proprio dediti a quei bambini che hanno bisogno di essere trasportati per avere una speranza di vita. Il servizio di ricerca e soccorso in mare e in montagna, ma anche il servizio di intervento d'urgenza a favore della protezione civile negli eventi di grande calamità e per non dimenticare i trasporti in biocontenimento. Le attività benefiche, fra tutti ricordiamo il progetto Un dono dal cielo, che in occasione dell'anno giubilare ha raccolto oltre 600.000 euro per comprare macchinari nei confronti di 3 ospedali pediatrici. Questo grande progetto e grande risultato verrà riproposto anche in occasione del centenario dell'aeronautica militare. Questa volta l'aeronautica ha deciso di donare quanto raccoglierà a favore dell'AIRC, la lotta contro e ricerca contro il cancro. E sono sicuro che anche in questa occasione il personale in azzurro risponderà con grande dedizione e sicuramente passione.